Ciao a tutti, benvenuti in mio nuovo video e questo sarà il video in cui vi presento un po' per la seconda volta, perché già avevo fatto l'unboxing di questa meravigliosa agenda 2019 e ve lo lascio qui nelle informazioni, e andremo a iniziare un po' a settare la nostra agenda per il 2019. Sarà giusto una prima, sistemazione, perché poi ovviamente nel corso del tempo cambieranno un po' le mie esigenze e quindi poi adeguerò la mia agenda e il modo in cui la organizzo in base alle nuove esigenze. Comunque, questa è l'agenda e come vedete è veramente molto molto bella e romantica. Qua anche questa pratica taschina con l'astuccio dentro, ma questo lo andremo a sistemare alla fine. Questa penna pure stupenda, che dà veramente il senso della magia ed è bellissima. E tra l'altro ci sono anche le ricariche e non è una cosa da poco. E cosa c'è di meglio per sistemare l'agenda se non le penne colorate? E quindi, come ogni agenda che si rispetti, all'inizio ci andiamo a scrivere i nostri dati personali. Ovviamente il cellulare ve lo risparmio perché tanto non interessa a nessuno. Dopodiché si passa al, l'anno 2018 e 2019. Poi c'è un calendario annuale del 2019 e del 2018, che potrebbe essere comunque carino e utile come un primo sguardo. E poi si passa alla pianificazione mensile. Come vedete non c'è già il mese, l'anno e i giorni segnati, quindi ogni mese andremo a comunque segnare i giorni a mano. Ma a me sinceramente è una cosa che non dà fastidio, perché anzi rilassa, perché mi dà modo comunque di passare qualche minuto con le mie belle penne colorate, di non pensare a nulla, e alla fine veramente ci vuole veramente pochissimo a segnare giorno per giorno il numero, il nome del mese e l'anno. Quindi insomma, questo è una cosa da fare ogni mese. Vado già anche a settare il mese di febbraio, perché poi, come vedrete, dovrò già aggiungere un primo appuntamento importante proprio all'inizio di questo mese. E per il momento mi fermo comunque a febbraio, poi i mesi successivi li farò mano a mano. Come vi dicevo, ecco che c'è un importante appuntamento a febbraio, perché ho prenotato il mio nuovo tatuaggio e ci sarà veramente molto molto presto, il 4 febbraio. E quindi vado a sistemare questa data con questo fantastico nastro adesivo che contiene praticamente tutti i personaggi del cartone. E quindi
ogni volta che avrò un appuntamento o qualcosa ci metterò un personaggio e ci scriverò un po' di cosa si tratta. In questo caso, New Tattoo, e non vedo veramente l'ora, ma eccoci, è veramente molto molto vicino. Un'altra sezione importante è il weekly plan, dove quindi ogni mese abbiamo a disposizione una visione completa delle varie settimane con i giorni. Io ho deciso di utilizzare queste pagine per segnarmi ogni mese, e quindi inizio con gennaio, tutte le cose che ho intenzione di comprare in quel mese. Quindi mano a mano che mi verranno in mente le andrò ad aggiungere, e ogni riga contiene il nome del giorno, quindi ogni volta che mi verrà in mente di comprare qualcosa mi segnerò quando l'andrò a comprare, e quindi qui non faccio altro che scriverci il mese, cose da comprare, mentre nell'altra pagina, che è completamente bianca come vedete, ci attaccherò ogni mese l'estratto conto della carta di credito con le spese, insomma, di quel mese, per una verifica. Quindi trovo che questa sezione, almeno per me, è utile, mi permette comunque di tenere sotto controllo le spese. L'ultima sezione dell'agenda è dedicata ad appunti random, e quindi contiene semplicemente dei foglietti a quadretti e dei foglietti a righe. Vado a riempire questo camo da stuccino con i post-it, un righello e qualche spilletta che non fa mai che serve, e la vado a riporre nella sua apposita taschina. Trovo che questo sia veramente molto molto utile, e per il momento non aggiungo altro. E quindi niente, questa è la mia nuova agenda per il 2019.